Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Oggi, come avete ben visto, andremo comunque a vedere, come avete visto dalla copertina, andremo a vedere le previsioni meteo che sono per i prossimi giorni, le andremo ad analizzare in maniera particolare le precipitazioni. Come potete ben vedere, nelle prossime ore ci saranno comunque precipitazioni abbastanza abbondanti sulle Alpi di confine del Veneto del Friuli, scusate, e anche comunque lungo le Alpi Apuane della Toscana. Nelle ore queste piogge andranno sempre di più ad aumentare sul nord-ovest con l'arrivo di questo minimo depressionale che porterà precipitazioni molto abbondanti. Come potete vedere, precipitazioni che potrebbero superare anche 150 mm sulle Alpi piemontesi, ma anche quelle lombarde e Valle d'Aosta. Piogge molto abbondanti che si troverà anche sulla Corsica, Liguria e Toscana, ma comunque e soprattutto anche sul Piemonte. Precipitazioni molto abbondanti, comunque in poche parole, sparse soprattutto su tutto il nord. Poi col passare delle ore, comunque siamo arrivati fino al 16, precipitazioni ancora più abbondanti si troveranno sul Piemonte. Tutto ciò comunque dovrebbe essere, come ben detto, accompagnato da questo nucleo d'aria più fredda e d'aria più fresca, una minimo depressionale molto insistente che andrà a fare, come ho detto, far precipitare anche quasi 200 mm sulle Alpi di confine del Piemonte, ma anche quelle venete. Invece, come possiamo vedere, il sud non dovrebbe essere molto colpito. Qualche possibile piovasco sul nord della Calabria, sul nord della Sicilia, Puglia non dovrebbe trovare nessuna precipitazione. Precipitazioni più abbondanti, come potete ben vedere, sul versante tirrenico rispetto a quello adriatico. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e vi auguro una buona giornata.